come sentirsi un vero pilota ufficiale Polini. Ragazzi, posso mentire con la telecamera, alle mie spalle il camion e il reparto corse Polini. Siamo presso la sede dei Polini Alzano Lombardo. Oggi, mito, devo provare un po' di mezzi, ma oggi vi concentrerete insieme a me su... Ma come si fa a definirlo scooter? Questo è un mezzo pazzesco, ne ho avuti credo una quindicina nella mia ormai lunga carriera di scooterista Vespa, il PX con la preparazione Polini 180, ma non è l'unica cosa che è cambiata, lo vado a provare adesso, sono già eccitato, ho anche le mani un po' sudate, anzi guarda, la sudo già, andiamo a provarla col suo cambio manuale qui a manopola, vai, andiamo in sella! Non potete capire quanto sto godendo in questo momento. La Vespa è stata da quando avevo 14 anni la mia compagna di vita e mi ha accompagnato per tutta l'adolescenza. Prima la mitica 50 Special azzurra e poi il tanto desiderato PX 125, sempre rigorosamente azzurro. Che noioso Bob che eri anche da ragazzino. Ricordo solo che le mie Vespe rispetto alle moto dei miei amici Zundapp, Kajiva, Laverda non andavano un cazzo, ma soprattutto non andavano una cippa rispetto a quelle Vespe dei montagnini della Valsesia e di Scopello in particolare. Ricordo un ragazzo che dava i piattelli allo ski lift di Alpe di Mera che impiegava meno tempo con il suo Vespone PX preparato Polini ad arrivare ad Aragna dell'elicottero dell'elisoccorso e c'erano più o meno 20 km, fate voi. Minchia, era uno spettacolo. Io vedevo quegli adesivi Polini sulla carrozzeria beige, ma ero troppo imbranato per metterci mano da solo. Capivo che funzionavano, però non sapevo, non riuscivo, non potevo. Vabbè, il tempo però è galantuomo. Risalirci dopo 40 anni, no, ma non su una qualunque, quella ufficiale, sulla Vespa preparata a Polini, mi fa tremare le ginocchia e aumentare tremendamente la sudorazione. Dopo il test, mi sa che devo darmi un'altra botta di Rexona. Ruota quella manopola di sinistra, Bob, sgrana le marce, fai cantare sto cavolo di motore, mamma mia che goduria. E il suo bello è che è rimasta uguale a sempre rispetto agli scooter mega moderni che sembrano delle astronavi stabili, raffinate e super perfette. Lei è rozza e cruda, ma diamine, la adoro, ancora come ho adorato la mia prima fidanzatina a 14 anni. Sì, guidare il PX con il kit Polini è stato bello come il primo limone. Niente petting, quel primo bacio è stato meglio di qualsiasi altra cosa. E ragazzi, ho già capito che sono cotto marcio di questo Vespone. E adesso rientro al reparto corse Polini e se Dennis e Simon non me la vendono, mi metto a caccia di un usatozzo come dico io. Ci vediamo in Polini, dai ragazzi. Non so cosa dirti, sono passati tanti anni da quando con il mio PX, però nulla a che vedere con questo. Che sogno è? Io mi chiedo come faccio ad avere Dennis ancora un mercato così grande da giustificare degli investimenti, degli sviluppi, siete sempre dietro a fare ricerca, no? Anche sì, piccole cose, perché poi alla fine il cilindro in ghisa che abbiamo fatto 20 anni fa, 30 anni fa, lo stiamo... No, questo qua è un altro, però lo stiamo vendendo ancora, piace ancora. Quindi alla fine sviluppiamo però poche robe. Una volta, un particolare all'anno, alla fine il motorino l'abbiamo quasi riempito. Mm-hmm. Ma rispetto a 20 anni fa cosa è cambiato a livello di... Che tipo di evoluzione se c'è? Beh, diciamo materiali? Che materiali. Prima era il cilindro, sempre era in ghisa, adesso oggi il 90% montano tutti i cilindri in alluminio. Mm-hmm. È molto più performante e anche molto più leggero. Tecnicamente un po' più avanzato, cioè, e rende quella paio di cavalli in più che ti fa la differenza, diciamo. Capito? Poi abbiamo fatto la marmitta, questa qua è una marmitta original montata di serie, che è molto simile all'originale alla vista,
però dentro rende come un Evolution. Ma poi anche il sound è un'altra roba. È sound bellissimo, capito? Quest'anno abbiamo fatto il pacco lamellare, abbiamo aumentato... Il pacco lamellare? Il pacco lamellare, adesso ve lo faccio anche vedere. Okay, no, perché siccome vi devo svelare questo segreto, siccome prima mi sono seduto con il mio dolce peso, avevo bloccato la serratura, non riuscivano più ad aprirlo, però vabbè, colpa mia, chiedo scusa, adesso ce l'avete fatta. Sì. Abbiamo fatto... No, facciamo... Vedere un nuovo, il carburatore, abbiamo messo il carburatore da 28 col pacco lamellare. Rispetto a quello cosa monta? Di serie monta il 24, però completamente diverso, questo è un carburatore a vaschetta, mentre di serie monta un altro tipo di carburatore. Ti racconto un po' cosa abbiamo montato qua. Sì. Qua abbiamo messo un albero motore corsa 60. Il nostro cilindro che porta la cilindrata più o meno verso i 180 di cilindrata. Il nuovo pacco lamellare. Qua abbiamo montato quasi tutti i nostri prodotti, compresa l'accensione elettronica con anticipo variabile. Poi marmitta original. Abbiamo allungato un po' i rapporti e la frizione un po' è rinforzata, perché altrimenti facciamo un po' fatica a mantenere le prestazioni con la frizione originale. Ha una resa incredibile. A livello di invece comparto su sospensione è tutto originale? A livello ciclistico, eccetto la forcella, l'ammortizzatore davanti che abbiamo cambiato, e mi sembra dischi, freni, le ganasce freno, è tutto originale. Sì. Questa qua è una moto che si può andare tranquillamente a farsi una bella passeggiata. Però il sound la rende particolare e va molto vicino all'originale, quindi puoi usarla ovunque. Normalmente nessuno... Sì, ma che grinta, posso dire. Quella l'hai provata, lo sai. Mamma mia, è veramente un godimento puro. Da dove arriva la maggior parte degli ordini per questo tipo di preparazione per il PX? Italia o estero? Allora, abbiamo la Germania che è molto forte, l'Italia fortissima, la Sicilia. Per quanto riguarda il PX sono tantissime Sicilia. La Liguria no? Liguria che è la parte... No, aspetta, e poi dicevo, Liguria e tutto il nord, tutta l'Italia, okay. Devo dire. Però Sicilia e molto anche Liguria, bravo. Ok. Bellissimo, fantastico, è assolutamente immortale e con questa preparazione diventa insostituibile. Complimenti ancora, veramente una grandissima meraviglia, Dennis. Grazie a te di averlo provato, mi ha fatto piacere. Meraviglioso. Ciao ragazzi, alla prossima. I'm on.